Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia siamo a Massa Martana in provincia di Perugia e il nostro itinerario alla scoperta di questo paese umbro inizia proprio con la fanciulla di Piazza della Rinascita. Il terremoto del 1997 ormai è soltanto un brutto ricordo e il borgo antico, ma anche tutte le altre frazioni, i siti artistici sono completamente recuperati. Massa Martana conta 3.800 abitanti, è posizionata a 351 metri sul livello del mare. Noi come sempre cercheremo di portarvi nell'anima del paese raccontato dai suoi protagonisti. Benvenuti a Massa Martana e benvenuti nella sala del Consiglio Comunale di Massa Martana. In questa bella sala c'è l'Assise che si riunisce proprio per fare le scelte, deliberare quello che noi riteniamo sia il bene per i nostri cittadini in termini di servizi, di iniziative. E io cerco come primo cittadino di dire perché è bello vivere a Massa Martana, che è un paese in una delle colline più dolci della nostra regione dell'Umbria, che è uno dei borghi medievali più interessanti da visitare e che è completamente ristrutturato dopo il terremoto del 97. Attraverso la porta del nostro castello si accede alla piazza bellissima dove c'è la nostra chiesa parrocchiale, dove è il centro e il cuore di tutta la vita della comunità massetana. E in questo nostro borgo noi ci ritroviamo per tanti eventi e tante iniziative nel corso dell'anno, perché riteniamo che bisogna ripartire proprio dal sentirsi comunità. E che cosa meglio del borgo da dove è nata e si è sviluppata la nostra realtà territoriale, che è una realtà che sa coniugare perfettamente insieme sia la bellezza ambientale di una natura che è ancora perfettamente conservata con beni culturali importantissimi che risalgono all'epoca romana e ancora con l'innovazione, perché a Massa Martana sta sorgendo il polo industriale delle energie rinnovabili con un progetto nuovo che finora non era stato mai realizzato e ideato dallo scienziato Rubbia. Noi abbiamo l'orgoglio di dire che si vive davvero a misura d'uomo. Per la nostra collocazione noi facilmente possiamo raggiungere tutti i centri principali dell'Umbria. Siamo proprio a brevissima distanza da Todi, da Perugia, dalle Cascate delle Marmore, da Orvieto, da Assisi, da Montefalco, da Bevagna, da tutti quei centri che rendono ricca e interessante tutta l'Umbria. Ma torniamo a Massa Martana, la sua antica storia che discende dai Romani ha avuto poi anche splendore nell'epoca medievale e lo stemma del nostro comune riproduce proprio con questo fiore e la mezzaluna un trofeo che era stato conquistato all'epoca delle crociate proprio da un massetano che era andato a dare il proprio contributo in quelle guerre. Il parroco di Massa Martana ci presenterà la parrocchiale dedicata a San Felice, patrono del paese. Siamo nella chiesa di San Felice,
la chiesa principale non solo di Massa Martana ma di tutto il suo territorio, in quanto San Felice è patrono di Massa Martana ma anche di tutto il comune. San Felice, secondo la tradizione che si è propagata di generazione in generazione, era il vescovo missionario di queste terre, il primo evangelizzatore. Originario della città martana, il Vicus Martis Tudertinorum, evangelizzò queste terre percorrendo questo territorio fino ad arrivare a Spello. La chiesa di San Felice è una chiesa particolare, un po' strana nella sua configurazione. Entrando, invece che trovarsi allineati con l'altare, ci si trova su un fianco, e questo è dovuto al fatto che l'antica chiesa, probabilmente quattrocentesca, fu ruotata di 90 gradi all'inizio del 600. La chiesa nuova andò ad occupare non solo degli orti adiacenti, ma anche uno spazio piuttosto cospicuo di una chiesa esagonale che sorgeva nella parte che attualmente è dietro all'altare maggiore. Chiesa che è stata in parte recuperata dopo il terremoto, che ha fatto sì che ritornassero fuori dallo scialbo diversi affreschi quattrocenteschi più un altare seicentesco. La cosa più notevole di questa chiesa è l'altare maggiore, un altare ligneo realizzato da manovalanza locale, probabilmente Tuderte, e raffigurante un po' la visione dell'Eucarestia e della Chiesa così come veniva fuori dal Concilio di Trento. È un altare che celebra l'Eucarestia. Al centro campeggia una tela del 1723 di Giacinto Boccanera, molto particolare nel suo genere. Ci sono ai piedi della Madonna che regge l'ostensorio i quattro patroni di Massa Martana: San Felice, il patrono principale, San Pio V, il Beato Ruggero da Todi, ma i cui parenti probabilmente abitavano a Massa Martana, e infine Santa Monica, la madre di Sant'Agostino. Una presenza legata a quella degli agostiniani che ressero la parrocchia nella seconda metà del 400. La cosa particolare di questa tela, dicevo prima, è proprio nel fatto che la Madonna, diversamente da quella che è l'iconografia classica, non regge Gesù Bambino ma l'ostensorio, quasi a sottolineare che l'incarnazione di Gesù continua proprio nell'Eucarestia. Sul lato ci sono due santi anch'essi legati al culto eucaristico: San Filippo Neri, che fu il primo a portare nella chiesa la tradizione delle 40 ore, e Sant'Antonio di Padova, anch'esso legato a dei miracoli proprio intorno all'Eucarestia. In fondo alla chiesa sono presenti in due nicchie degli affreschi, probabilmente cinquecenteschi. Sono due affreschi superstiti dalla prima chiesa. Erano due affreschi che campeggiavano sopra due altari maggiori che sorgevano lungo la navata della chiesa precedente. Infine, un'opera piuttosto importante, attribuita a Fra Innocenzo da Petralia Soprana, un frate francescano esperto proprio di crocifissi, nella scultura di crocifissi, è il grande crocifisso che abbiamo lungo la navata. La sua provenienza dovrebbe essere da una chiesa francescana che venne confiscata dallo Stato italiano nascente nel 1860 e che attualmente è proprietà del FEC, comunque officiata dalla parrocchia, la chiesa di San Pietro sopra le acque. Intorno a questa chiesa vengono svolte tutte le attività di catechesi che riguardano il nostro territorio. La catechesi che va dai bambini fino al passando per i ragazzi, i giovani, gli adulti. E una catechesi che cerca di coniugare le tante tradizioni che ci arrivano dal passato, ma che rischiano di diventare semplicemente un reperto archeologico se non si coniugano appunto
con una rinnovata evangelizzazione, con una rinnovata consapevolezza del ruolo dei laici cristiani nella Chiesa e nel mondo.